Sto pensando adesso alla mia storia, quella che dovrò raccontare, mi rendo conto di quanto sono stato fortunato. Diciamo che Sondrio non è mai stata una metropoli. 20 anni fa, anche un po' oggi, un bambino di colore era qualcosa di insolito, sai, era una novità. C'erano tutte, che ne so, le vecchiette, le maestre, gli amici di famiglia, mi davano pizzicotti sulle guance, mi abbracciavano, ah, ma che bel negrettino che sei. E poi mi passavano le mani tra i capelli, che era una cosa che mi dava troppo fastidio. E a settembre inizio a scuola, conosco anche una nuova compagnia. Ragazzi e ragazze. E con loro inizio ad andare in discoteca. 2 minuti mi sono trovato una pasticca in mano, era una stellina. E io me la sono presa. E allora mi si è aperto un mondo. Ma finalmente anche io adesso facevo parte di quel film. Cioè, noi ci volevamo veramente bene, se stessa rabbia, ci capivamo, bastava uno sguardo, neanche c'era bisogno di parlare. La stessa voglia di fuggire da lì, da dove eravamo. Poi se ci penso, l'unica cosa che probabilmente ci teneva legati era la vita che facevamo, la droga. E ti fa dire, boh, me ne vado via. Poi alla fine è la stessa che ti tiene lì, capito? Nel mezzo al mare si sta malissimo. Si vede spedienti. E me che non si dica inizia ad affondare. Esisti tu e la tua necessità di fare. Necessità che è più forte di qualsiasi altra cosa, che schiaccia tutto, schiaccia perfino i sogni.